Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati dopo lunghissimo tempo qua nel nostro angolo della rasatura. Ci scuserete se sono passati 4-5 mesi dal nostro ultimo video, però è stata un'estate lunga, è stata un'estate indaffarata, è stata un'estate di cambiamenti e più tardi credo che faremo un breve video dove insomma spiegheremo il perché di questa lunga assenza, nulla di particolare, semplicemente tanto lavoro e tanta voglia di disintossicarci un po' da questo mondo e dedicarci al nostro tempo insieme con mia moglie e con mio figlio. Comunque sia, ne parleremo eventualmente più tardi. Come potete vedere, ho la testa brillante, ho appena fatto il video della rasatura della testa, soprattutto per riprendere un pochino confidenza con i video, con la videocamera. Sono qua con Massimino che ora sta a fianco a me perché vuole imparare l'arte della rasatura. Io voglio rasare anch'io! La testa no, c'è dei bei capelli, aspetta, no. Aspetta! E siamo qua insieme, ci faremo, speriamo ora di riprendere in maniera continuativa con i video. Io intanto ringrazio tutti i ragazzi che hanno continuato ad iscriversi al canale, dovremmo essere circa 3200. Datemi un incoraggiamento e magari voi che siete indecisi o che state guardando il video per la prima volta, iscrivetevi al canale, così mi incoraggiate un po' a ripartire, ad andare avanti. E voglio ringraziarvi perché ho ricevuto centinaia di messaggi dove mi veniva chiesto come stavo, cosa era successo. Ragazzi, non ho risposto a nessuno, vedrete il video dove spiegherò le cose, anzi forse l'avrete anche già visto e spero mi capirete. Allora, giovedì scorso abbiamo fatto una live insieme a Bruno Iepariello, Andrea Tarenzi, Manuele Rosini e il buon Marco Pisapia mi ha detto di ripartire con un determinato set. Mi ha chiesto di partire utilizzando un rasoio, parto così dal rasoio, di solito parto dai saponi, un rasoio, ovvero di utilizzare il Rex Ambassador, eccolo qua, meraviglioso rasoio regolabile americano. Ne abbiamo già parlato in tanti video, oggi, perdonatemi, è il primo video che faccio dopo mesi, quindi non mi ricordo neanche più tanto bene le caratteristiche dei vari prodotti, quindi mi perdonerete se sarò un po' superficiale. Però un rasoio meraviglioso, molto confortevole, efficace dal setting 6 fino al setting 1, ovvero quello più basso e più dolce, con un grande grip, una grande qualità costruttiva, un rasoio completamente in acciaio e un regolabile di fattura meravigliosa. Quindi ringrazio Marco per averlo suggerito, eccolo qua, vediamolo da vicino per apprezzare quella che è l'esposizione della lametta. Siamo settati a 4, vi faccio vedere, eccolo lì dove c'è il puntino rosso, il gap della lametta a 4, penso di partire così. E la finitura complessiva del rasoio con questo bellissimo manico simil diamantato, mettiamola così, che assicura un grip davvero eccellente, come sono abituato a dire io. Per quanto riguarda il pennello, mi ha detto di utilizzare il Semog in setola di maiale, il Semog Soc, con manico in legno e ciuffo splendido in setola di maiale. Anche questo un prodotto già visto più volte qua sul canale, ma che uso con grande piacere. Eccolo qui. I Semog, come sappiamo, sono pennelli portoghesi che assicurano sempre delle performance di altissimo livello. Abbiamo parlato nella live anche dei miei prodotti preferiti. Personalmente reputo tra i migliori prodotti presenti in circolazione, ne ho veramente tanti, gli Zenith. Li ho provati sotto qualsiasi ciuffo, qualsiasi forma e mi sono sempre trovato da Dio. I Semog però sono pennelli altrettanto validi con i quali mi sono sempre trovato bene. Poi mi ha detto di utilizzare un grande sapone. Io in questo caso, abbiamo parlato anche di questo nella live,
Abbiamo parlato di molti marchi, mi vengono in mente i Toscana Factory Lab, gli Extra Cosmesi. Mi vengono in mente gli Stirling, mi vengono in mente per esempio Zingari Man, ho usato dei prodotti fantastici, ma anche tanti altri che ora non mi vengono alla mente. E alla fine abbiamo detto anche Castle Forbes, quindi come nel video della testa utilizzo anche ora il Castle Forbes 1445, crema da barba di provenienza scozzese di altissimo livello. Qui parliamo veramente di un'eccellenza del mercato. Come sempre, vediamolo da vicino. Castle Forbes 1445 Shaving Cream. Ve la faccio vedere anche all'interno. La sua bellissima consistenza morbida, burrosa, che emana immediatamente una profumazione super. Allora, io l'ho usato per la testa, vi garantisco che la camera è inondata di questa profumazione, una profumazione tendente alla lavanda, all'agrumato, con una punta anche resinosa, una profumazione molto elegante che secondo me fa concorrenza alle migliori creme, alle migliori profumazioni di provenienza inglese. Veramente un prodotto super che ha degli anni, veramente degli anni, che si comporta comunque in maniera egregia. Oggi lo andremo a montare in ciotola come ho fatto prima per la testa e che assicura sempre delle performance di altissimo livello, sia in fase di pre-rasatura che in fase di rasatura, grazie a una elevatissima protezione, scorrevolezza e anche post-rasatura. Un prodotto naturale, artigianale, realizzato con elementi selezionati e ricchissimo di oli essenziali. Allora, facciamo una cosa, Massimo. Strizzatina al ciuffo, diamo qualche frustatina, prendiamo una buona dose di prodotto perché comunque Sammelo sia, lo profumare? vuoi odorare? Sì. Senti che meraviglia. Allora, ho preso una buona dose di prodotto perché è un po' che non utilizzo questo pennello, l'ho usato prima per la testa, ma mi sono accorto che mangia, cioè trattiene una discreta dose di prodotto. Lo andiamo a incorporare bene, eccolo qua, all'interno del ciuffo, in questo modo qui. Facciamo vedere anche queste cose che sono anche quelle più importanti per chi inizia. Ci puliamo bene le dita al ciuffo, le sciacquiamo un attimino, chiudiamo la confezione per evitare che ci vada dentro dell'acqua, poi prendiamo ciotola, ci bagniamo la mano, qualche goccia di acqua all'interno e intanto cominciamo a lavorare. Mi metto alla rovescia, così vediamo. Vero Massimo, te pensa fra un po' quando mi farai la barba a te. Non la vedi? No, Come no? penserei da Con te solo. la senti? E Non scusami, credo. e quando papà diventa vecchio? Ok, te la farò io. Vedete? Meno male. Meno male che c'ho Massimo. Ma dopo ti faccio uccidere Eh sangue? vabbè, oh ragazzi, certo chi non fa nulla non sbaglia mai, se sbagliando si impara. Allora, raccogliamo bene tutto il prodotto, ho dato una smorzata, diciamo, alla crema in ciotola, si è ben incorporata all'interno del ciuffo, ci bagniamo il viso e cominciamo il montaggio. Viso bello bagno. Barba discretamente lunga per i miei standard, anche se in questi mesi onestamente mi sono sbarbato poco, Sono stato veramente distante dalla rasatura, ragazzi, ma mi dovete capire, ormai sono credo 7-8 anni
che mi rado quasi quotidianamente, 2 anni di video costanti e avevo bisogno di una pausa. Allora, sapone, anzi crema da barba che nonostante gli anni e il non utilizzo probabilmente di un anno, lavora magnificamente. Montaggio ottimo, non vado nemmeno a reidratare perché per me è perfetto. Chiaramente aumento un po' il tempo di montaggio in viso perché voglio fargli fare un'azione tipo pre-barba. Quindi vado ad ammorbidire, a smuovere bene il pelo prima del passaggio del rasoio. Il pennello la fa lavorare in maniera divina, la smorzata in ciotola è stata un toccasana. Guardate qua, guardate il pennello, guardate che Che bello. bello! Visto, Max, guarda che meraviglia. Guarda come monta bene. Sembra nere, tutta bianca. Bravo, sembra neve, quindi Non lo so, un non lo so. montaggio super. Voto 10. Bello, bello. Allora, raccogliamo un pochino di prodotto per dopo, anche se credo non ce ne sarà bisogno perché ce n'è in abbondanza. E A proposito, bravo, mettilo lì. E iniziamo la sbarbata con il Rex Ambassador settato a 4. Non sono voluto andare a 6 perché, ragazzi, è tanto che non lo uso. E la mano, secondo me, è un po' quella che è adesso. Quindi iniziamo a 4. Ah, non ho parlato delle lamette, ve lo dico dopo, vabbè. Le Treat Dura Sharp. Ho perso un po' l'abitudine. Inizio Massimo, eh. ok, allora io metto a posto sombraro. Oh, sei bravissimo, sei bravo. Sei bravissimo. Andiamo comunque cauti, perché è veramente tanto che non lo utilizziamo. Durante l'estate ci siamo sbarbati veramente il giusto, mi sento di nuovo un po' un principiante. E vabbè, ripartiremo. Attenzione qui al naso, papà. Al naso? Sì. Sì, dopo facciamo attenzione, non vedevo l'ora di sbarbarmi perché Massimo, a me la barba Ti piace? Ogni tanto ma mi fa prurito. Perché ti sta Mi fa prurito? prudere soprattutto la gola, poi mi irrito. Attenzione, ce l'ha ancora un po' quel tocco. Allora, anche settato a 4, come potete vedere, porta via la barba senza alcuna difficoltà. Il viso non è molto più abituato al passaggio del rasoio, anche perché negli ultimi 5 mesi credo di essermi fatto la barba se non una volta a settimana. E ho avuto bisogno di una pausa, ragazzi. Allora, sciacquiamo il viso. Iniziamo
La seconda insaponata per E quante? l'obliquo. Splendido sapone. Direi che basta. Iniziamo l'obliquo però scegliendo un setting diverso. Direi ci lasciamo con un 2, dai, un 2 un pochino di più. Quindi obliquo. Oggi vediamo di essere delicati. Ma veramente ragazzi, la pelle non è più abituata a Non è più un passaggio quotidiano del rasoio come fino a qualche mese fa. abituata la È perché in questi pelle. mesi massimo mi sono sbarbato poco. Povero papà. No, è stata una scelta. Non avevo più voglia. Ma Ma però quando eri malato, povero papà, sì. non ero malato. Sì. Non avevo mal di schiena. Sì. E vabbè, Quella barba e quella piuma se la tiri via. quale? E quella piuma se la tiri via. Questa. La schiuma lì ora la riutilizziamo perché facciamo anche un po' di contropelo, così vediamo E cos'è il contropelo? contropelo quando ci facciamo la barba affrottando il pelo nel verso opposto della sua crescita. Ma però ti prude un po'. La barba e il sapone, come vedete, anche in terza insaponata si comporta benissimo, molto coprente. Me la sarei io? No. A vedere questo montaggio, te la faresti te? No. Se no mi prude anche a me. Vai, questa qui ce la lasciamo per dopo. Sì, c'hai ancora un po' Lo so, lo di so. E ora mettiamo setting 1 e mezzo per il contropelo. Vedi, io il contropelo lo devo fare così perché il pelo mi cresce in questo modo. Wow! Quindi per me questo è il contropelo. Per me. Di qua mi cresce al contrario. Qua ti cresce all'incontrario. Cresce al contrario perché bisogna fare una mappatura della barba, face mapping, e capire come cresce. La mia se Magari. papà, la mia se sta crescendo. Vedremo quando sarà più grande. Per te no, quando sono in questa età. Perché ora Massimo c'è il pel gattino. Aspettiamo, aspettiamo. Se sei brava, fatti la pappa. Grazie. Grazie. Ti preoccupare Massimo che il tempo per farti la barba ce l'avrai, i prodotti e i rasoi non ti mancano, assolutamente no. Zona baffo. Andiamo a entrare anche dentro. Ok. Nonostante la testa
un po' ingombrante. E tanto il legno è già bagnato Riusciamo comunque sia a lavorarci abbastanza bene. e ostante papà il legno è già bagnato. Vedete qua si asciuga. Qualche piccolo ritocco, però nulla di che, io non andrei oltre per evitare di irritarci. Allora, come sto facendo ultimamente nel privato, prendo un po' di prodotto nel ciuffo e specialmente se il prodotto è molto buono, aspetta Massimino, se no non mi sentono. Se il prodotto è molto buono, vado a lavarmi un po' così il viso per non sprecarlo, anche perché spesso buona parte del prodotto rimane ancorata al ciuffo e quindi non lo sprechiamo, specialmente, ripeto, se è un prodotto di tale qualità. Con prodotti un pochino più, diciamo, qualitativamente inferiori, mi importa il giusto, però in questo caso si parla sicuramente di una eccellenza. Ho pulito anche il Semog, ora mi vado a sciacquare con acqua bella fredda. C'è l'acqua fredda. Eh sì, dopo che ti sbardi. E l'acqua calda invece. Acqua calda prima. Secondo te l'acqua calda prima? La usiamo prima di raderci. Ah, allora, Infatti, ragazzi, guarda, come poi vedete, è stoppato ci un po'. andiamo a tamponare quando abbiamo finito. Ripeto, il viso si deve nuovamente riabituare al passaggio del rasoio, si deve un attimino riabituare e mi sembra però di grossi danni di non averne fatti, irritazioni nemmeno, sono un pochino più rosso nella parte bassa del collo, come sempre chiaramente, basta premere un pochino di più e almeno per me è normale. Adesso andiamo a completare la rasatura utilizzando l'aftershave versione balsamo, sempre di Castle Forbes 1445. Eccolo qui. Ovviamente medesima profumazione, ma consistenza più tipo, appunto, tipo balsamo. Prendiamone una buona dose e l'andiamo ad utilizzare intanto sulla testa, visto che me la sono fatta prima. Brucia e No, questo non brucia. quale La brucia? profumazione è molto buona. Papà, quale Massimino, brucia? buono con le tende, per favore. E ora facciamo anche il viso. Vi sembra facile a voi, fare un video così? Credetemi che non lo è. Sami Ah, profumare? senti che buon profumo. Sami profumare la babba? Ora ti faccio sentire, aspetta. Aspetta, non ce l'hai più i peli alla babba? E non ci dirò, senti qua, sono liscio. Ho portato via tutto. Profumazione fantastica. Wow! Medesima del sapone, Sami chiaramente, quindi profumare la babba? note agrumate, note di lavanda, un lieve tocco, secondo me anche resinoso. Non ho particolari bruciori, anche rossori, a parte che è una versione balsamo, quindi sicuramente meno aggressiva rispetto a una versione alcolica. Allora, ragazzi, la sbarbata si è conclusa, direi, in maniera più che egregia. Parliamo anche. Ah no, dovevo parlare dei prodotti. Aspetta, aspetta, ho perso un po' l'abitudine. Allora,
Sapone, Castle Forbes 1445, una garanzia. Profumazione straordinaria, agrumato, lavanda, lieve tocco resinoso, grandi performance sia in fase di pre-rasatura che rasatura e soprattutto post-rasatura, grazie agli elementi estremamente selezionati di cui è composto. Pennello, Semog Soc versione manico in legno e ciuffo in setola di maiale, cosa dire? Ha lavorato il sapone egregiamente, ne ho dovuto utilizzare un pochino di più perché tende a trattenere un bel po' di prodotto. Ottimo con barba lunga, ma anche A in parte la seconda e chiodina terza cosa? passata, aspetta Massimo per favore, si comporta veramente molto molto bene. Punte chiaramente pungenti il giusto, però backbone veramente di grande livello, un signor prodotto. Per quanto riguarda il rasoio Rex Ambassador, rasoio in acciaio americano regolabile, questo è un must have, è uno di quei prodotti che secondo me bisogna avere. È un regolabile, Massimo, la tenda per favore. È un regolabile di altissimo livello, qualità costruttiva indiscutibile, ottimo grip, questo manico tipo con disegno diamantato che consente di avere un'ottima impugnatura anche a mani bagno, sporche di sapone, 6 regolazioni, molto confortevole. Oggi l'ho utilizzato con setting 4-2-1 e devo dire che ha polverizzato una barba di credo almeno una settimana, 5 giorni, quindi è un signor rasoio. E le lamette, ho usato le Treat DuraSharp, le ho usate perché le avevo qui, si sono comportate bene, lamette con le quali mi sono sempre trovato benissimo. Ragazzi, la rasatura si è conclusa finalmente, te Massimo che mi volevi dire, scusami? Di dietro qui c'è un po' di rosso. Ci avrò un po' di sanguettino, magari mi sono lievemente toccato. Fai una cosa, sali qua, che almeno saluti gli amici, dai, che prima me lo chiedevi, sali. Vai, sali, sali, con le mani, ti si vedono le mani, Ciao. eccolo qua. Allora, ragazzi, noi vi senti un po' il profumo? Com'è? È buono? Allora, noi vi salutiamo, ragazzi. Siamo rientrati finalmente dopo tutti questi Ciao ragazzi. mesi. Prova a dirgli che magari prossime settimane cercheremo di avere più costanza. Proveremo anche a spiegare il perché di questa assenza, ma niente di particolare, semplicemente abbiamo voluto passare un po' più tempo insieme e quindi mi auguro di vederci tra una settimana con nuovi video e ripartire finalmente insieme a voi e insieme a Massimino. Ragazzi, io vi auguro una bellissima giornata e non possiamo fare altro che mandarvi un grande abbraccio e anche un bacio. A presto, Ciao! ragazzi, da Dario e Massimo! ciao!